il mio film in concorso è L'ombra della sposa, The Shadow of the Bride in inglese. È ambientato durante la seconda guerra mondiale nella profondità del Mediterraneo, una sposa che va alla ricerca del proprio marito e dove incontriamo dei soldati durante il loro ultimo momento di vita, dove ci si pone la domanda dell'utilità della guerra. La produzione è La Casa dei Santi, che è composta da me e dal mio compagno Giovanni Calcagno, che è anche uno degli interpreti del film. No, non è il primo film, abbiamo realizzato diversi cortometraggi e anche un lungometraggio che si chiama La città senza notte. È nato come progetto teatrale nel 2015 e abbiamo realizzato una parte dello spettacolo teatrale, era diviso in video, e poi successivamente ho pensato di rimontarlo e trasformarlo in un'opera di videoarte o cinema. Ma l'insolito forse è il fatto che ascoltare i pensieri delle persone non è una cosa così solita, e poi pensare che possono vivere un po' così eternamente nell'acqua, cioè il tempo è dilatato perché stiamo girando sott'acqua e quindi come se fosse una sorta di limbo, e quindi l'ambientazione vera del film non è il mare ma è il limbo, il ventre materno. Felice di essere venuta, ho visto dei lavori molto interessanti, è molto interessante vedere, è la prima volta che partecipo a un festival di genere e quindi è interessante vedere la sperimentazione che c'è anche in altri ambiti che vanno di fuori di quello autoriale.